Benvenuti o bentornati sul mio canale. Odinkee è uno dei siti editoriali e e-commerce di orologi più importanti e più famosi al mondo. Sono note le sue collaborazioni con marchi importantissimi dell'orologeria, come ad esempio Blancpain, Tudor e anche Longines. L'ultima collaborazione tra il sito che ha sede a New York e il marchio della clessidra alata ha riguardato il modello Heritage Classic. Devo però ammettere che quella collaborazione non mi fece, diciamo così, battere il cuore come questa che adesso vedrete. Difatti, andiamo subito a vedere, dopo la sigla e dopo il watch check, indosso il mio Baltic MR01 in colorazione salmone. Adesso la sigla e parleremo di questo nuovo Longines per Odinkee. Ed ecco l'annunciata collaborazione tra Longines e Odinkee. Partiamo dal packaging. Questo è il cofanetto in cui verrà proposto l'orologio. E si tratta del Longines Spirit Zulu Time in edizione limitata per Odinkee. Un modello già presente nel catalogo Longines, ma che Odinkee rivisita leggermente. Questa infatti è la configurazione che verrà proposta in soli 500 esemplari. Il diametro dell'orologio sarà di 39 mm. Il fondello vedrà anche la scritta Odinkee Limited Edition e il numero progressivo da 1 a 500. Questa versione sarà totalmente realizzata in titanio di grado 5. Vediamo ora le principali differenze. Ecco, qui possiamo notare le prime differenze con il modello Zulu Time. Intanto la ghiera è bidirezionale ed è in acciaio, il datario è stato riposizionato ad ore 3, la corona di carica è stata sovradimensionata, poi vi è la scritta di colore giallo, così come la sfera che va a impostare il secondo fuso orario, e poi vi è un bracciale che parte 21 mm e poi si rastrema fino a 16 mm. Oltre poi l'assenza nel dial delle 5 stelle che caratterizzano la linea Spirit. Queste le sostanziali differenze con il modello di produzione standard. A mio avviso la versione Odinkee ha migliorato a livello estetico alcune caratteristiche del modello standard. Ad esempio le 5 stelline sul quadrante, dettaglio che a me non mi infastidisce, a mio avviso la loro assenza è indubbiamente un dettaglio stilistico più gradevole. Una versione che a mio parere abbellisce il già tanto bello Longines Spirit. Andiamo a rivedere di nuovo il fondello, che presenterà tra l'altro la numerazione in Limited Edition. L'aver poi scelto una ghiera non in ceramica e in titanio gli conferisce un'ulteriore personalità. Davvero molto bella questa versione. Anche la scelta di rimuovere il logo a favore della scritta Chronometer. Soffermiamoci ora sui dettagli tecnici, che sono identici al modello standard, fatta eccezione appunto per il materiale, che in questo caso è il titanio di grado 5. Ovviamente, così come lo Spirit di produzione standard, è un orologio certificato COSC. Per quanto concerne invece la vestibilità, è praticamente perfetta, essendo un 39 mm di diametro e avente un lug to lug di soli 46,7 mm. L'unico neo parrebbe essere il suo prezzo di listino di 4.250 euro, disponibile solo nello store Longines o nello store Odinkee. Bene, spero che questo video sia stato di vostro gradimento.
Non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale, di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui miei contenuti, di mettere un like se vi è piaciuto questo contenuto. Grazie mille, alla prossima!